Va bene, allora continuiamo a parlare di ruote dentate ed in particolare ora andiamo ad affrontare il problema che riguarda le ruote coniche. Le ruote coniche si utilizzano nel momento in cui vogliamo trasmettere il moto tra due assi incidenti, quindi che non sono più paralleli così come accadeva nel caso delle ruote cilindriche a denti dritti o a denti liquidali, bensì sono incidenti, cioè si intersecano in un punto. È ovvio che in tal caso anche le ruote dentate cambiano di forma e diventano delle ruote coniche. Ecco, in particolare a tale proposito noi analizzeremo due aspetti fondamentali. Uno di natura cinematica, che è il rapporto di trasmissione, e un altro che riguarda le forze scambiate e dalle quali, come abbiamo già visto a proposito delle ruote a denti dritti e a denti liquidali, si può risalire al carico sui supporti. Va bene? Ok, allora incominciamo ad affrontare l'aspetto cinematico e a vedere come possiamo esprimere il rapporto di trasmissione nel caso delle ruote coniche a denti dritti con profilo ad evolvente. Va bene? Ok, allora abbiamo questi due assi che sono, come detto, incidenti. Quindi non più paralleli, bensì si intersecano in un punto. Dal punto di vista geometrico, questo problema viene impostato naturalmente dalla conoscenza di cosa, prima di tutto, è dell'angolo delta che è formato tra i due assi, giusto? Quindi questo è l'asse della ruota 1, questo è l'asse della ruota 2, supponiamo che la 1 sia la ruota motrice, 2 la ruota condotta. Va bene? Parliamo di ruote esterne, quindi velocità angolare omega 1, una velocità angolare omega 2. Ok? Bene. Ora dobbiamo, in questo caso, affrontare il problema necessariamente con un discorso vettoriale, ok? Perché? Perché il vettore della velocità angolare omega 1, con la regola della mano destra, no? È diretto secondo il pollice. Quindi vado a rappresentare qui questo vettore velocità angolare, che è questo, che è omega 1. Va bene? Parlando di ruote esterne, come dicevo prima, la velocità angolare omega 2, sempre con la regola della mano destra, come vedete, è diretta verso il basso dal punto di vista vettoriale, no? Quindi rappresentata da un vettore che è diretto verso il basso, giusto? Questa è omega 2. Ecco. Ora, la prima cosa da fare, proprio sulla falsa riga di quanto abbiamo fatto a proposito delle ruote cilindriche, è quella di andare a considerare il moto relativo tra le ruote. Va bene? Il moto relativo tra le ruote, quindi noi possiamo scrivere per esempio un omega 2,1 che vettorialmente questo è uguale ad un omega 2 meno omega 1. Va bene? Se vado a fare questa somma algebrica, posso rappresentare qui il vettore meno omega 1, che è uguale al contrario, e vado ad applicare la regola del parallelogramma, ricavando di conseguenza il vettore velocità angolare del moto relativo, cioè quella che abbiamo indicato, quella è omega 2,1, sto considerando il moto relativo di 2 rispetto a 1. Va bene? Questo è il vettore velocità angolare. Ma quello che mi interessa in particolare in questo momento non è tanto il modulo della velocità angolare nel moto relativo, bensì la direzione di questo vettore.
perché questo vettore va a rappresentare la direzione, cioè va a rappresentare un asse che ha una grande importanza dal punto di vista cinematico. Questo asse è l'asse di istantanea rotazione del moto relativo. Va bene? Normalmente in inglese è indicato con ISA, Instant Screw Axis. Va bene? Ecco, questo è stato scoperto da Giulio Mozzi, un italiano, e poi confermato anche da Charles, che è uno studioso di geometria francese. Bene, questo è importante perché, come vedete, l'angolo delta totale viene frazionato in due aliquote. Quindi ho qui cosa? Ho un delta 1 e un delta 2. Allora, se io punto l'attenzione ora su questo diagramma, posso ricavare delle espressioni interessanti, perché questo delta 1 è anche questo, e il delta 2 è naturalmente questo angolo qui. Va bene? Questo qui è delta 2. Bene, che cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere che delta naturalmente è uguale a delta 1 più delta 2. Ma possiamo anche fare riferimento al rapporto di trasmissione, che comunque è uguale a omega 1 su omega 2. Ma dobbiamo darne una espressione. Questo lo possiamo fare con riferimento a questo diagramma, che sarebbe il poligono delle velocità angolari. Quindi cosa posso scrivere? Qui, applicando semplicemente il teorema dei seni, posso scrivere che omega 1 sta al seno di delta 2 come omega 2 sta al seno di delta 1. Quindi omega 1 su omega 2 è praticamente uguale al seno di delta 2 diviso il seno di delta 1. Ecco, se facciamo un po' di attenzione, queste due relazioni somigliano moltissimo a quelle che abbiamo utilizzato a suo tempo nel caso delle ruote cilindriche. Ok? Ve le riscrivo in modo tale da poter fare un dovuto confronto. L'interasse, se gli assi fossero paralleli, è uguale alla somma del raggio primitivo della ruota 1 più il raggio primitivo della ruota 2. Il rapporto di trasmissione, che per definizione è omega 1 su omega 2, dalla condizione di puro arrotolamento, è uguale a R2 diviso R2 diviso R1. Va bene? Ecco, se voi andate a confrontare queste due, queste quattro, in realtà a coppia, questo è il problema impostato per le ruote coniche, questo è il problema impostato per le ruote cilindriche. Ricordate che qui ho un sistema di due equazioni, due incognite, l'abbiamo risolto, abbiamo R1 ed R2, giusto? Cioè ricaviamo i raggi primitivi e quindi da lì, supponendo che tau sia costante, conoscendo l'interasse, ricaviamo le circonferenze primitive e poi da lì così via, come abbiamo fatto. Ecco, sulla falsa riga qui è qualcosa di simile, perché cos'è che normalmente è assegnato? L'angolo tra gli assi, tra cui voglio trasmettere il moto, il rapporto di trasmissione lo riteniamo costante, anche se in generale esistono anche le ruote coniche non circolari, e abbiamo anche qui un sistema di due equazioni, due incognite. Le incognite quali sono? Sono piuttosto che i raggi, ovviamente qui non ha senso parlare di raggi perché gli assi sono incidenti, gli angoli delta 1 delta 2. Va bene? Quindi, dalla conoscenza, l'angolo tra i due assi e il rapporto di trasmissione, sulla falsa riga di quanto fatto a proposito delle ruote cilindriche, io ricavo gli angoli delta 1 e delta 2. Di conseguenza io ricavo la posizione di questo asse, posizione di questo asse che è l'asse di istantanea rotazione del moto relativo. Ecco, in realtà noi possiamo vedere il problema in tre dimensioni anche nel caso delle ruote cilindriche. Faccio rapidamente uno schemino qui in tre dimensioni per le ruote cilindriche. Noi abbiamo un asse
1, un asse 2, ok, questa distanza sarebbe I, naturalmente, cioè l'interasse, e nel momento in cui vado ad applicare questa, io ricavo che cosa? Ricorderete, questo è il centro 1, questo è il centro 2, ricavo la posizione di P0, cioè nel centro di istantanea rotazione in modo relativo, che per il teorema di Kennedy cade sulla normale comune, ricordate? Ecco. In particolare, per esempio, immaginiamo che cada qui. Bene, per questo punto passa l'asse di istantanea rotazione in modo relativo. Questo è ISA. Ma questo è P0 e questo è Pi greco, cioè la superficie di riferimento, che in questo caso è un piano. Va bene? Tutti e tre questi assi sono paralleli tra loro. Va bene? E Pi con 0 non è nient'altro che l'intersezione dell'asse di istantanea rotazione con il piano di riferimento su cui andiamo ad analizzare il mondo. Ma in questo caso abbiamo potuto analizzare il problema come se fosse un moto piano. Va bene? E qui naturalmente la superficie di riferimento non è più un piano pi greco, ma è una sfera. Infatti qui abbiamo un moto sferico. Ok? Ma il discorso è perfettamente analogo. Ed è quello che andiamo a fare. Quello che andiamo a fare, perché se io vado ora a rappresentare una sfera, ovviamente di centro O, dove ho il punto di intersezione dei due assi, io ho questa sfera di riferimento. Attenzione, svolge un ruolo analogo al piano pi greco. Ok? Questo punto di intersezione della sfera con l'asse di istantanea rotazione è ancora P0, lo possiamo ancora chiamare con P0. Quest'altro punto di intersezione con l'asse, lo indico con O2, questo punto qui è O1. Quindi l'analisi del moto viene effettuata, piuttosto che su un piano, su una sfera. Quella è la superficie di riferimento. Questa sfera si chiama sfera fondamentale. Come capite bene, il raggio della sfera non è importante, perché io posso usare sfere concentriche e il problema dà gli stessi risultati, non cambia nulla, ok? Questo è il motivo per cui solitamente si prende come sfera la sfera unitaria, cioè di raggio unitario, va bene? Comunque una superficie sferica di centro O. Bene, questo discorso mi porta a fare delle altre considerazioni immediate e molto importanti anche dal punto di vista pratico applicativo per quanto riguarda il rapporto di trasmissione. Bene, allora, se il rapporto di trasmissione è costante, le considerazioni che abbiamo fatto a suo tempo per quanto riguarda P0, che generava due circonferenze primitive che altro non sono delle traiettorie polari nel moto relativo, le possiamo fare anche qui in tre dimensioni. Ok? Perché? Perché questo è l'asse di rotazione di un corpo rigido che è il pignone, che gira intorno a questo asse. Questo asse ISA è fisso nel sistema fisso, va bene? Quindi si ha una rotazione del corpo rigido, ma questo asse rimane sempre dove sta, se tau è costante, va bene? Qual è la superficie che viene generata in questo caso? Se io giro intorno all'asse 1, quell'asse fisso, rispetto a me, quel punto, o meglio, scusatemi, quell'asse traccia cosa? Una superficie rigata, cioè un cono. Ok? Quindi il cono primitivo prende il posto del cilindro primitivo, che poi lo abbiamo tagliato con un piano per ottenere le circonferenze primitive. Ok? Quindi il discorso è strettamente legato. Quindi lasciatemi qualitativamente tracciare questi due coni primitivi, quindi nella rotazione intorno all'asse 2 ottengo questo cono primitivo, nella rotazione rispetto all'asse 1 ottengo quest'altro, giusto?
Quindi questo è il cono primitivo 1, questo è il cono primitivo 2, generato nel modo che vi ho appena detto. Naturalmente qui devo avere una intersezione con, quindi questa è la superficie. Ok? Quindi alla fine il problema è stato ricondotto a quello del puro rotolamento di due coni, ciascuno avente per asse l'asse dell'albero motore e l'asse naturalmente dell'utilizzatore, giusto? Bene, abbiamo già espresso il rapporto di trasmissione in questo modo, ma se io vado ad indicare questo come R2, perché nella rotazione del punto P con 0 rispetto all'asse 2, in realtà in questo senso, questo traccia una circonferenza, giusto? Viraggio R2. Analogamente la rotazione del punto P con 0 rispetto all'asse 1 traccia una circonferenza di raggio R1, quindi questo raggio è R1. Il contatto è di puro rotolamento, perché? Perché se questo punto, in questo punto io ho velocità nulla di traslazione secondo l'asse, vuol dire che io non ho alcun strisciamento nel punto di contatto, va bene? E quindi il contatto è di puro rotolamento, per cui io posso scrivere questo dalla cinematica, che la velocità di quel punto, continuiamo a indicarlo con P con 0 ritenuto appartenente a 1, sarà uguale ad omega 1 scriviamola direttamente, scalarmente, più semplice, a omega 1 R1. La velocità dello stesso punto P con 0 appartenente a 2 sarà uguale ad un omega 2 R2, evidentemente. Ok? Ecco, queste sono parallele, per cui posso considerare la velocità relativa che è uguale a 0, quindi dalla condizione di puro rotolamento risulta semplicemente che omega 1 R1 è uguale a omega 2 R2, così come accadeva per le ruote cilindriche. Va bene? Condizione di puro rotolamento dei coni primitivi, in particolare di queste due circonferenze che fanno riferimento al punto P con 0 presente sulla sfera fondamentale. Va bene? Allora da qui io posso subito dire che omega 1 su omega 2 è uguale a R2 su R1. Va bene? Ma questo è il rapporto di trasmissione e questa la posso scrivere anche in funzione del numero di denti, cioè Z2 diviso Z1. Ed era questo il punto dove volevo arrivare per avere un legame tra i rapporti di trasmissione e anche un parametro tecnico che è dato dal numero di denti. Va bene? Perché? Perché R è uguale a mz mezzi sia per R1 che per R2, quindi in realtà il rapporto di questi raggi è anche uguale al rapporto dei numeri di denti. Ok? Ma voglio dimostrare che questo è uguale a quello che abbiamo ricavato prima. E posso scrivere che cosa? Che R2 è uguale a che cosa? R2 sarebbe questo, ma io ho il raggio della sfera fondamentale e lo indico con R, per esempio, R grande il raggio della sfera fondamentale per il seno di delta 2. Analogamente R1 sarà uguale al prodotto del raggio della sfera fondamentale per il seno di delta 1. Ok? E quindi, come vedete, il rapporto R2 diviso R1 sarà uguale ad R seno di delta 2 diviso R seno di delta 1. Questo si semplifica e, come vedete, questo rapporto è anche uguale al rapporto del seno di delta 2 seno di delta 1.
1, va bene? E che era il risultato che abbiamo ottenuto prima con riferimento alle velocità angolari piuttosto che alla velocità presente nel punto di contatto. Quindi alla fine noi possiamo, come detto prima, dal rapporto di trasmissione e dalla conoscenza dell'angolo formato, risalire a delta 1 e delta 2, quindi tracciare una coppia di coni primitivi, ma il rapporto di trasmissione lo possiamo esprimere anche in questo modo e quindi anche come il rapporto di numero di denti, il che è un discorso, diciamo, più di natura tecnica applicativa. Bene, andiamo ora subito ad analizzare quello che riguarda le forze trasmesse. Consideriamo il caso più frequente, che è quello di ruote ortogonali. Va bene? Allora, supponiamo che l'asse di istantanea rotazione sia questo. Abbiamo una ruota, una ruota motrice e una ruota condotta, naturalmente, quindi segno in realtà che questo tipo. Questa è la ruota 1 e questa è la ruota 2. Naturalmente abbiamo dei supporti che schematizzo molto qualitativamente in questo modo. Bene, quindi abbiamo una situazione in cui questo angolo è delta 1, quest'altro è delta 2, con delta che è uguale a delta 1 più delta 2, che è uguale in questo caso a pi greco mezzi, che è ovviamente il caso più frequente, cioè di ruote coniche che trasmettono il moto tra due assi perpendicolari tra loro. Allora anche qui dobbiamo fare delle ipotesi. Le ipotesi sono le seguenti: attrito nullo, ok, una sola coppia di denti presa, va bene? E anche qui, come vedete, qui ho una distribuzione di forze al contatto tra i denti. Naturalmente ipotizziamo che la risultante, in maniera analoga a quanto abbiamo fatto per le ruote a denti elicoidali, sia localizzata a metà dello spessore del dente. Va bene? Allora, questo raggio corrisponde a R2, questo raggio corrisponde a R1 come raggi primitivi. Immaginiamo che questa sia la ruota motrice e pertanto qui è applicata una coppia motrice C con M e una velocità angolare omega 1. Ok? Qui abbiamo una velocità angolare omega 2 e una coppia resistente che agisce sull'altro albero. Ok? Questo è lo schema principale, questo è il punto O, l'intersezione degli assi, e quello dell'asse istantanea di rotazione nel moto
quello. Allora, il discorso non è complicato, abbiamo comunque delle ruote a denti dritti con profilo ad evolvente. Allora, dobbiamo andare a considerare questo piano, o meglio, in questo caso, questa retta, che è perpendicolare all'asse di istantanea rotazione nel punto in cui immaginiamo sia applicata la risultante totale. Ora, qui ci conviene andare a considerare un piano di ribaltamento, vale a dire questo, lo sposto in alto e lo ribalto di pi greco mezzi, quindi mi trovo in questa posizione, ok? Di questo naturalmente anche dello stesso colore, ma è parallelo, non dovrebbe essere, non tanto parallelo, scusatemi. Qui abbiamo su questo piano ribaltato abbiamo l'azione di questa forza, dove questo angolo è teta e ho queste due componenti. In realtà io ho questo piano così, perpendicolare ed ortogonale all'asse di istantanea rotazione, per comodità di rappresentazione lo sposto qui e lo ribalto di pi greco mezzi, ok? Quindi quello che vedo qui in realtà sta su questo piano perpendicolare al piano della lavagna, va bene? Ok, questa è la componente tangenziale, questa forza invece la indico con F0, questa F0 naturalmente la posso andare a vedere rappresentata qui, che sarebbe questa, è la stessa naturalmente, e questa F0 naturalmente ha due componenti, dove una è assiale e una è radiale. Allora, il discorso è ora abbastanza semplice, perché la forza risultante sarebbe questa, quindi posso dire che la forza tangenziale è uguale ad F coseno beta, angolo di pressione, la F0 sarà uguale ad una F per il seno di teta, angolo di pressione, e poi devo guardare qui perché questa F0 genera due componenti, come detto, una assiale e una radiale, questo dipende dall'angolo delta 1, e quindi otteniamo queste espressioni, che la componente assiale sarà uguale a questa F0 per il seno di delta 1 e la componente radiale sarà uguale a F0 per il coseno di delta 1. Ok? Bene. Possiamo completare ulteriormente, perché la componente assiale è uguale alla F0, ma la F0 è seno di teta, seno di delta 1, e la componente radiale è ancora F seno di teta per il coseno di delta 1. Quindi le componenti principali sono queste. La componente tangenziale è F coseno di teta, quella assiale è F seno di teta per il seno di delta 1, ok? Che dipende dal rapporto di trasmissione, quella radiale è F seno coseno di delta 1. Naturalmente, per completare il discorso, così come abbiamo fatto per le ruote a denti elicoidali,
e dobbiamo garantire anche l'equilibrio della rotazione, perché qui è applicata una coppia motrice. Ma attenzione, perché io ho questa componente che è assiale, mi dà momento nullo, quest'altra componente che è radiale mi dà momento nullo, l'unica che mi dà momento è questa tangenziale, che la vedete qui ribaltata, ma in realtà questa sta qui, è perpendicolare al piano della lavagna, giusto? Perché vi ricordo che questa l'abbiamo traslato e ribaltato. Se lo rimetto in piedi e lo riporto qui, la componente tangenziale è questa, giusto? E quindi di conseguenza, rispetto all'asse motore, genera una coppia di questo tipo, va bene, che va ad equilibrare la coppia motrice, quindi quell'equilibrio, per l'equilibrio della rotazione del pignone, pignone conico, io ho che la coppia motrice sarà uguale alla forza della componente tangenziale per il raggio R1, che sarebbe questo, il raggio primitivo 1, cioè la distanza del punto medio di contatto dei denti in presa rispetto all'asse di rotazione del pignone. Va bene? E quindi, così come abbiamo fatto prima, questa possiamo scriverla come F coseno di teta per R1, e immaginando di avere come dato di progetto, come al solito, la potenza e il numero di giri del motore, quindi la omega 1, quindi la C con M la possiamo ricavare, vado ad esplicitare la F in funzione della C con M diviso R1 per il coseno di teta. Quindi da questa equazione di equilibrio alla rotazione io vado a calcolare la forza risultante trasmessa, e dalla F entro in queste formule e mi calcolo tutte e tre le componenti, cioè assiale, radiale e tangenziale. È naturale che anche in questo caso, così come per le ruote al dente liquidali, ho una componente assiale abbastanza importante, va bene? Abbastanza importante, e naturalmente la scelta dei cuscinetti deve essere appropriata. Va bene, ci possiamo fare.